Allora, mentre ci avviamo all'ultimo intervento, voglio avvertire che si può lasciare all'ingresso il proprio indirizzo mail per essere informati anche per altre iniziative a seguito di questa, di questo incontro. L'ultimo intervento è Giuseppe Stefano Azzarà, docente dell'Università di Urbino, direttore e fondatore della rivista online Materialismo Storico, al suo attivo molte pubblicazioni in cui ha affrontato questi temi, democrazia, l'imperialismo dei diritti universali, il populismo, ed è stato allievo e collaboratore di Domenico Lo Surdo, che abbiamo ricordato all'inizio, e parlando di Marx, diciamo, in questo nuovo nostro secolo, non potevamo ignorare nel dibattito sul marxismo e tra marxisti dopo la fine dell'Unione Sovietica, nel contributo veramente poderoso, originale e profondo apportato da Domenico Lo Surdo in questo campo. E ecco, su questo l'intervento di Stefano Azzarà sul marxismo del XXI secolo, ricordando Domenico Lo Surdo. Prego Stefano. Buonasera a tutti, grazie Ruggero, grazie a tutti quanti. Il mio intervento è dedicato a Domenico Lo Surdo, che come sapete ci ha lasciato alcuni mesi fa, mi scuso per essere arrivato in ritardo e spero di non ripetere cose che sono già state dette da Ruggero nell'introduzione. Domenico Lo Surdo è stato un intellettuale accademico di rango e come tale è oggi noto in tutto il mondo in primo luogo per i suoi meriti scientifici. Legato com'è al concetto di engagement oggettivo e alle responsabilità che ne derivano, è stato però anche molto più di questo. Divenuto professore ordinario quando era ancora giovane, si è confrontato per decenni con gli studiosi più prestigiosi sui nodi teorici e storiografici fondamentali della filosofia moderna e contemporanea e ha sviluppato un'originale comparatistica delle più importanti tradizioni filosofico-politiche del nostro tempo, allargando lo sguardo analitico della propria disciplina molto al di là della consueta impostazione occidentocentrica che ancora prevale nelle università europee. Non c'è dubbio però che nell'immensa opera che ci ha lasciato, un'opera che rimane ancora in parte inedita e che continuerà a riservarci sorprese, l'impegno principale della sua ricerca filosofica si sia rivolto alle questioni e ai problemi cruciali di quella tradizione alla quale era più legato non solo per interesse conoscitivo, ma soprattutto per ragioni etico-politiche e geografiche. È stato dedicato cioè all'autocritica e alla ricostruzione del materialismo storico. È possibile per tanti versi ripercorrere la storia del marxismo e più in generale del movimento dei lavoratori e del socialismo come la storia di una ininterrotta catena di crisi, anche assai gravi, che più volte hanno fatto frettolosamente gridare all'esaurimento di queste esperienze. Una catena che è iniziata già con Marx, a partire dal confronto con l'anarchismo nell'ambito della prima internazionale, che credo sia stato ricordato prima, e una catena che ha continuato a dipanarsi senza soluzione di continuità però nel corso del Novecento. Pensiamo al dibattito sul revisionismo in Germania, all'anti-Marx esplicitato da Benedetto Croce e Giovanni Gentile, alla catastrofe della prima guerra mondiale e così via, attraverso il francofortismo, la teoria critica, fino al rapporto Khrushchev e alla frattura tra URSS e Cina e poi al ciclo che va dal 68 al 77 e all'avvento della stagione postmoderna. Quante volte il marxismo è stato dato per morto? Muovendo da posizioni con intenzioni ed esiti diversi, però Lo Surdo e la sua generazione si sono scontrati con la più importante di queste crisi, e cioè con la crisi ultima e forse definitiva. Una crisi qualitativamente diversa, possiamo dire, che è esplosa con la sconfitta di sistema del socialismo in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e al crollo integrale degli apparati intellettuali e politici di questo movimento dalla fine degli anni 80 del Novecento. Una crisi che ha aperto una fase del tutto nuova. Senza dubbio, altri intellettuali hanno dovuto misurarsi in passato con momenti più drammatici nell'immediato e sul piano personale. Il pensiero non può non correre anzitutto a Gramsci e al suo corpo a corpo con il fascismo.
Tuttavia c'è una differenza essenziale che fa apparire la crisi attuale come incomparabile e decisamente più profonda sul piano filosofico anche rispetto alla tragica esperienza della dittatura, del carcere, della persecuzione, dell'assassinio dei quadri comunisti nella fase tra le due guerre mondiali. Anche in quella tragica circostanza, infatti, nei dirigenti dell'Internazionale, tra i bolscevichi, ma anche tra i comunisti italiani, persino tra i socialisti, pur di fronte alle più aspre difficoltà, mai per un solo istante, se non forse nel profondo della disperazione di chi si vedeva privato della libertà e vedeva disperdersi in rotto il proprio esercito, mai era venuta meno la fiducia nel generale progresso che anima le leggi della storia e, in questo contesto, la fede nella necessità della rivoluzione, nell'abbattimento del capitalismo e nell'inevitabile avvento della società socialista. Ancora durante tutti i primi congressi della Terza Internazionale, inossidabile la certezza dei comunisti nel trionfo del proletariato e nella diffusione imminente della rivoluzione in Occidente. E persino dopo l'avvento del nazismo al potere, l'ottimismo rivoluzionario rimane sostanzialmente intatto, sebbene l'evento catastrofico venga adesso declinato per lo più al futuro. Se non è oggi, sarà domani, ma la società borghese è destinata ad essere abbattuta e la dittatura proletaria darà vita a un mondo interamente nuovo e più giusto. Possiamo dire lo stesso oggi? Possiamo tranquillizzarci nonostante le nostre difficoltà? Non è così. Da tempo questo ottimismo non è più praticabile e la rivoluzione, intesa come trasformazione storica progressiva, dalla rassicurante certezza che era, è diventata un problema, se non un mistero. Siamo in una fase di restaurazione che ha posto fine all'epoca della rivoluzione democratica internazionale e che nel campo politico comunista ha lasciato soltanto macerie e disgregazione. Una fase che, pur non avendo ancora probabilmente dispiegato fino in fondo le proprie conseguenze e la propria potenza reazionaria, ha comunque alterato in profondità i rapporti di forza sociali, invertendo gli assi fondamentali della precedente fase di ascesa del movimento dei lavoratori, ripristinando una sovranità pressoché totale delle classi dominanti e spingendoci non certo a un'avanzata, ma, cosa che in pochi sembrano aver capito, a una ritirata strategica. In questa prospettiva si può dire la crisi apertasi alla fine degli anni Ottanta ha messo in discussione non soltanto l'ottimismo e l'entusiasmo del passato, ma la stessa filosofia della storia che lo animava, obbligandoci a ripensare ancora una volta la differenza tra la necessità meccanica e quella ben diversa necessità che è propria del movimento storico. Inoltre, come se non bastasse, la sconfitta di sistema subita dal movimento comunista ha comportato questa volta, a differenza di quanto avvenuto nelle crisi del passato, una rottura pressoché completa nella continuità di una tradizione e di conseguenza una brusca interruzione nella trasmissione delle conoscenze, dei valori, della visione del mondo e dell'habitus comportamentale che avevano caratterizzato l'intero mondo storico, provocando, cosa della quale Gesualdo parlava spesso con amarezza, una gravissima dealfabetizzazione politica e la conseguente incapacità di individuare il conflitto principale e persino di distinguere cosa è destra e cosa è sinistra, ciò che è progressivo da ciò che è reazionario. Una catastrofe culturale, possiamo dire senza timore di esagerare, ha colpito le generazioni più giovani, le quali con quella storia non hanno potuto avere nessun contatto, essendo svaniti da tempo i luoghi della sua ripetizione, ma una catastrofe culturale non minore si è abbattuta anche sulle generazioni meno giovani, le quali sembrano avere letteralmente dimenticato anche le cose più semplici. I dubbi e la confusione che serpeggiano nel nostro campo a proposito della questione dell'imperialismo, con l'equivoco clamoroso ma diffuso che porta molti comunisti a denunciare nell'Unione Europea addirittura l'imperialismo principale, una sorta di dittatura che opprime i popoli del continente colonizzandoli e che è paragonabile a quella nazista, beh, tutto ciò era per lo sfondo un esempio particolarmente doloroso di questa deculturazione e di questa acquisita incapacità di maneggiare l'analogia storica. Aggiungerei i dubbi e la confusione che si riversano persino sul governo oggi in carica e più in generale verso i movimenti populistici, che sono in realtà movimenti social-sciovinisti, ma che molti arrivano a guardare con simpatia e a considerare come potenziali compagni di strada,
illudendosi nella migliore delle ipotesi di poterli un giorno egemonizzare, sono una conferma non meno dolorosa di questa deculturazione. Alla ricerca di un futuro possibile, con questa tradizione oggi sconfitta, interrotta e in crisi, lo Sud si è confrontato a fondo in numerosi libri. Marx e il bilancio storico del Novecento, Utopia e Stato d'eccezione, Antonio Gramsci dal liberalismo al comunismo critico, Fuga dalla storia, La lotta di classe e infine il marxismo occidentale. E lo ha fatto soprattutto nella maniera più impietosa possibile, evitando cioè la strada consolatoria e autoassolutoria, ma metodologicamente estranea al materialismo storico, di chi spiegava le ragioni di un fallimento epocale attribuendo ogni colpa a una singola persona, il libro Stalin, Storia e critica di una leggenda nera, scegliendo semmai con scandalo di più dei più di andare al cuore del problema, dissodando in profondità i limiti interni al marxismo stesso e senza risparmiare neppure i fondatori. Lo Surdo ha deplorato in tempo reale il nichilismo e l'autofobia che dilagavano a sinistra dopo la fine dell'Unione Sovietica e che rendevano anche questo campo non meno ostile alle sue tesi di quanto non fosse il campo liberale. Autofobia è la traduzione di Selbsthass, odio di sé, una categoria strettamente intrecciata alla storia della persecuzione degli ebrei. È una categoria che ci parla in primo luogo dell'assorbimento del punto di vista del vincitore da parte del vinto e che ben si adatta a descrivere il profondo mutamento della sinistra negli anni 90, quando, già a partire dalla prima guerra del Golfo, questa parte politica si è inchinata alla superiorità degli Stati Uniti e del liberalismo e ha cominciato a assorbirne i valori, cercando addirittura con lo zelo del neofita di recuperare il tempo perduto. Da qui l'esaltazione acritica del presunto individualismo liberale, della società aperta di Popper, del pluralismo decantato da Hannah Arendt e poi da Foucault o del differenzialismo di Deleuze, con un poco di mitoso arretramento culturale che nell'ubriacatura della globalizzazione l'ha portata a rimuovere completamente la storia reale del liberalismo stesso. A rimuovere una storia, cioè, che lungi dal coincidere con la storia della democrazia e dei diritti umani, lungi dal realizzare la costruzione del concetto universale di uomo, come volevano e vogliono le idee dominanti, si era sempre accompagnata, semmai, alla discriminazione di classe come a quella razziale e soprattutto al colonialismo e all'imperialismo. Una storia che in nome dell'esportazione della cosiddetta civiltà, e cioè di un set di valori funzionale al dominio occidentale, ma astrattamente considerato valido per tutto il mondo, aveva giustificato non solo la forma più brutale di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, cioè la schiavitù merce, ma anche il massacro, il campo di concentramento e le deportazioni di massa, e che aveva conosciuto il genocidio di interi popoli considerati subumani. A questa sinistra, che aveva fatto propria la teoria del totalitarismo, e cioè l'assimilazione del nazifascismo e del comunismo a partire dalla comune deviazione rispetto alla norma liberale, e che dunque è arrivata a dissociarsi completamente dal proprio passato, ridotto a una galleria degli orrori, lo Sud ricorderà quanto l'esperienza del marxismo, del socialismo e del comunismo storico abbiano in realtà cambiato in profondità le sorti del mondo e dello stesso occidente capitalistico, costringendo attraverso il conflitto il liberalismo ottocentesco ad aprirsi alle istanze dei subalterni a partire dalla rivendicazione del suffragio universale, e costringendo la società borghese a un percorso di democratizzazione che essa avrebbe volentieri evitato, ma che alla fine dovrà accogliere persino, almeno in parte, il programma del manifesto comunista. Tuttavia lo Sud non esiterà a riflettere sulle ragioni di una sconfitta inequivocabile, una sconfitta che pesa ancora di più proprio in ragione dell'influenza che il socialismo ha saputo esercitare e degli entusiasmi che aveva suscitato. Una sconfitta le cui premesse politiche andavano individuate per lui nell'incapacità del marxismo di farsi istituzione e di dar vita nel consenso più ampio possibile a quella stabilizzazione che sarebbe stata indispensabile per una normalità socialista e per un suo funzionamento rispettoso degli stessi diritti individuali, all'insegna del governo della legge e nella garanzia di una successione ordinata del potere. Perché è accaduto tutto questo? Dove rintracciare le radici del fallimento comunista? Cominciava con questa domanda il lungo confronto di lo Sud con il marxismo occidentale
e cominciava la sua rilettura di tutte le categorie fondamentali di questa tradizione. L'affermazione su base di massa del movimento comunista in Europa, ci ricorda, era avvenuta prevalentemente sull'onda degli orrori della Prima Guerra Mondiale e dello stato di devastazione morale e psicologica che ne era conseguito. A partire da quel clima, il marxismo e il comunismo erano stati percepiti, propagandati e vissuti in chiave prevalentemente religiosa, come una sorta di redenzione integrale del mondo, una palingenesi, una purificazione che avrebbero dovuto eliminare per sempre la guerra e ogni ingiustizia dalla faccia della terra. Era una potente spinta utopistica che si installava con facilità sulla componente messianica sin dall'inizio intrinseca al marxismo come retaggio della cultura giudaico-cristiana europea, ricordava lo Surdo, ed era una presa di posizione moralistica e purista che avrebbe sollecitato gli istinti più primitivistici e populisti presenti nei movimenti di massa. Poiché il potere è di per sé malvagio e interessato, ecco che lo Stato, responsabile della mobilitazione totale bellica, sarà condannato da quel momento come un Moloch terribile e sanguinario, un mostro che si nutre di vite umane e che la lotta di classe e la rivoluzione dovranno non conquistare e porre al proprio servizio, ma spazzare via, fino alla sua definitiva estinzione, alla cancellazione delle frontiere e all'affratellamento immediato dei popoli. Ecco che la scienza e la tecnica, che avevano fornito i mezzi per l'eliminazione di milioni di persone, assumevano un volto demoniaco, poiché poi la guerra imperialista era stata una guerra del capitale, una guerra comandata dall'economia, ecco che lo sviluppo delle forze produttive diventerà l'emblema della sottomissione dell'uomo alle leggi tecniche di funzionamento di un sistema impersonale e crudele. Ecco, questi atteggiamenti anarcoidi avranno per lo Surdo una diffusione capillare del marxismo occidentale e non solo impediranno una seria riflessione sul ruolo dello Stato e del diritto e sui limiti del potere, ma contribuiranno in maniera decisiva alla rimozione della lotta contro l'imperialismo e all'isolamento eurocentrico dei comunisti europei, facilitando non solo la delegittimazione dell'Unione Sovietica e del processo di decolonizzazione, presto esso stesso denunciato come un processo di produzione di dittature su vasta scala, ma più in generale alla disintegrazione di un'intera cultura politica. Da qui la scelta di Cossutto di andare controcorrente anche rispetto ai propri compagni, sfidando con caparbietà il rischio dell'incomprensione fino a sconfiggerlo. La scelta di criticare a fondo il marxismo occidentale e i suoi più raffinati esponenti, Bloch, Adorno, Horkheimer, Benjamin e molti altri, svelando quella loro subalternità culturale che nasceva da una forma di universalismo la cui astrattezza non era però diversa da quella liberale e che avrebbe costretto l'intera sinistra a farsi a un certo punto assente di fronte all'egemonismo e all'interventismo planetario degli Stati Uniti scambiati per trionfo della democrazia mondiale. Di qui soprattutto anche alla luce del diverso esito dell'esperienza del socialismo cinese rispetto a quello russo e occidentale, la necessità di ripensare integralmente i fondamenti di questa teoria, a partire da una rilettura della lotta di classe che andasse oltre lo schematismo binario e economicistico di chi ad ogni livello vede un'unica e sola contraddizione, quella di un proletariato mai ben definito contro una borghesia non meno malintesa, e che ridefinisse integralmente invece questa categoria nei termini di una teoria generale del conflitto che presiede ad ogni processo di emancipazione e che ha a che fare in primo luogo con la lotta per il riconoscimento della propria dignità umana da parte dei gruppi esclusi e discriminati. Muovendosi così alla ricerca di un universalismo finalmente concreto e compiuto, e cioè di un punto di vista che consenta di pensare la comune umanità, sì, ma riconoscendo e sussumendo sempre in essa, al tempo stesso, ciò che è storico e particolare e portandosi così al di fuori da ogni astrattezza irenistica. Che cos'era in effetti la rivoluzione? Per lo Surdo, alla luce della lezione della filosofia classica tedesca e delle sue conseguenze sul piano della teoria politica, si tratta di un atto eroico immediato, di un evento dirompente con il quale il mondo vecchio viene cancellato di un tratto e la storia ricomincia da zero? È un'azione che trova in se stessa oppure nella soggettività e creatività umana, individuale o di massa, il proprio fondamento, un'utopia o un'idea regolativa? Non è così.
rivoluzione in senso hegeliano e poi in senso genuinamente marxiano era in realtà per lui sinonimo di intere epoche di rivoluzione e dunque era anzitutto processo, una trasformazione molecolare che nasce dalla pressione concomitante di una pluralità di questioni risolte collocate su piani e livelli diversi e che si svolge nel lungo periodo, passando inevitabilmente per prove ed errori, per accelerazioni e retrocessioni. Un salto qualitativo che sconta sin dall'inizio perciò il dolore del negativo e lo scarto che sempre sussiste tra la poesia della teoria da un lato e la deludente prosa del mondo e della pratica dall'altro, misurandosi sempre e comunque con la finitezza della ragione umana e dunque anche con l'eterogenesi dei fini. La durezza del conflitto di classe, ma anche quella della guerra civile europea o internazionale e dello stato di guerra mondiale permanente successivo al 1945, avevano inevitabilmente cristallizzato però la dimensione religiosa e messianica del marxismo che abbiamo appena visto, una componente che si era rivelata indispensabile per una lunga fase nei processi di mobilitazione delle masse, ma che non è mai stata superata. A lungo accerchiati sul piano geopolitico, ma anche su quello culturale e psicologico, dalla potenza egemonica del mondo capitalistico, i marxisti avevano perduto il senso della storia e disimparato la dimensione dei tempi lunghi. Il fatto cioè che la trasformazione storica non conduce a un'immediata coincidenza tra il corso degli eventi e il loro significato, a una totale riappropriazione, trasparenza e pienezza di senso, ma è essa stessa il percorso di una faticosa catena di contraddizioni legate ai rapporti di forza in cui ogni tappa non è mai assicurata una volta per tutte. Negli auspici di Losurdo, alla luce del bilancio storico del XX secolo e delle sue tragedie, se voleva sopravvivere, il marxismo doveva perciò cambiare e affrontare finalmente un vero e proprio processo di secolarizzazione. Un processo complicato e non indolore che portasse a compimento quell'evoluzione dall'utopia alla scienza, intesa come la Wissenschaft hegeliana, non certo come la scienza positivistica, quel passaggio dall'utopia alla scienza che era stato delineato da Engels, ma si era ben presto interrotto nelle urgenze dei conflitti dell'età contemporanea. Una laicizzazione, in altre parole, un indebolimento, possiamo dire, che restituisse al marxismo quella forma di coscienza che al suo sorgere ne aveva rappresentato la radicale novità, e cioè quel peculiare e quasi miracoloso equilibrio tra critica e legittimazione del moderno, distruzione ed eredità che se nessun'altra tendenza filosofico-politica è mai riuscita sinora ad elaborare. Pensiero dialettico significa comprensione della processualità della storia e della conoscenza umana, ma è anche comprensione della loro natura strutturalmente conflittuale e perciò è anche consapevolezza della totalità sempre lacerata alla quale il conflitto allude. È per questo che l'Aufhebung Regelung Marxiana toglie e conserva un tempo, integrando ad un nuovo livello e in una nuova posizione anche quella parte di verità che è sempre presente persino presso il nemico assoluto. Marxismo, alla luce di questa considerazione, e cioè come materialismo storico, non significa allora rifiuto indeterminato della realtà, ma a partire dalla comprensione della dimensione strategica e razionale della sua struttura più profonda, marxismo è negazione sempre determinata. Enormi e a volte indicibili sono le contraddizioni della modernità e del progresso, a partire dal dominio totale espresso già nell'accumulazione originaria del capitale, passata per la brutale deumanizzazione di intere classi sociali e di interi popoli e sfociata non di rado nello sterminio. È inaccettabile e ancora oggi l'ingiustizia dell'ordine borghese all'interno e al di fuori della metropoli. Tuttavia, questa stessa modernità è l'epoca che ha scoperto il concetto universale dell'uomo e che persino nel dolore del diventare astratto di ogni rapporto sociale o persino semplicemente umano ha saputo distillare quel progresso che consiste nel superamento dei vincoli di dipendenza personale e diretta dell'uomo sull'uomo, lasciandosi alle spalle il feudalesimo e mettendo in discussione la schiavitù. È quell'epoca che ha sviluppato le forze produttive materiali integrali del genere umano
spezzando la ristrettezza dei bisogni ma anche delle soggettività e dando vita a un'ininterrotta circolazione delle idee. Non si torna indietro rispetto ad essa. La critica della modernità come comprensione delle sue condizioni di possibilità e dei suoi limiti è dunque possibile, doverosa e legittima solo a partire dal riconoscimento delle conquiste della modernità stessa, solo cioè a partire dall'eredità consapevole dei punti alti di una tradizione che ha certamente a che fare con l'orrore, ma che è anche quella civiltà che, come ben sapeva lei in quello che è stato il primo tentativo di rifondare integralmente il marxismo, attraverso i suoi esponenti più lungimiranti ha saputo riconoscere autocriticamente il proprio stesso orrore e ha saputo forgiare le categorie più adatte a denunciarlo e a oltrepassarlo. Dalla conoscenza di queste contraddizioni, ma anche di quelle che accompagnano la storia del comunismo, e cioè dai limiti molteplici dell'universalismo astratto e immediato, bisogna perciò saper apprendere. Si tratta, diceva lo Surdo, di avviare un percorso di ricostruzione teorica che tagli una volta per tutte i ponti con il dogmatismo degli assoluti, ormai privi di credibilità, senza però al contempo cadere nel relativismo del postmoderno e della sua impotente negazione ermeneutica di ogni oggettività, e cioè nella sua negazione della politica come trasformazione del mondo. A che punto è questa ricostruzione del marxismo, allora? Andiamo verso un rinnovamento del marxismo, verso un marxismo del XXI secolo, oppure andiamo verso una sua ulteriore degradazione? Oggi sappiamo che per diversi decenni la dissoluzione della cultura marxista è passata per un trasformismo intellettuale di massa che ha condotto all'assimilazione delle istanze liberali postmoderne. Oggi invece, nel pieno della crisi della globalizzazione capitalistica e della democrazia moderna, le cose sono molto cambiate. La versione liberale, ottimistica e politicamente corretta del postmodernismo, e cioè la sua versione universalistica, si è logorata nella depressione economica permanente che ha investito le società occidentali e trova sempre meno ascolto e fortuna, soprattutto presso quei ceti medi che le vecchie elite stabilite non riescono più a garantire e che dappertutto, e anche in Italia, si ribellano invocando nuovi padroni. E sulle macerie di quella cultura che dal messianismo rivoluzionario marziano era transitata all'opposto dialettico della contemplazione rimanentica dell'esistente, regna, non casualmente oggi, la confusione più totale. Si tratta di una confusione pericolosa, però, e mi avvio a concludere, perché questa confusione si affaccia sin troppo di frequente la tentazione compensativa di rincorrere improbabili e improponibili scenari metafilosofici o metapolitici, scenari nei quali Marx diventa improvvisamente un bizzarro filosofo comunitarista che critica la modernità e il capitalismo dal punto di vista della tradizione o dei vincoli personali, e il suo sistema può essere assimilato a quello di Friedrich List oppure allo stato commerciale chiuso di Fichte, ad esempio. Oppure, nei quali Gramsci e Gentile sono identificati dalla comune avversione nei confronti della società borghese e dal comune atteggiamento ribellistico e attivistico, la praxis. Scenari, inoltre, nei quali, in un'ulteriore deriva trasformistica, non meno postmoderna di quella precedente, le posizioni politiche estreme, tagliate fuori dalla ridefinizione neoliberale dei sistemi politici, presso i quali spesso sono state sostituite da movimenti populistici, troverebbero un terreno di incontro nel principio di una sovranità nazionale deturpata in chiave naturalistica e nella difesa dei piccoli produttori e delle identità particolari, oppure paradossalmente nell'eurasiatismo, e individuato finalmente nella finanza nomade, nelle sue tecnostrutture e nei suoi ceti politici e intellettuali, il nemico comune, dopo decenni di sviamento dovuto alla persistenza dell'obsoleta dicotomia tra destra e sinistra, si salderebbero in una lotta a tenaglia contro il capitalismo finanziario cosmopolitico e contro i poteri forti sovranazionali apolidi, responsabili delle grandi migrazioni dei popoli e della presunta fantomatica sostituzione della classe operaia e della piccola borghesia bianca preventivamente mandata in rovina.
dando vita finalmente così alla terza posizione richiamata da Meller van den Broek un secolo fa a Weimar, oppure ancora a una quarta teoria politica, come dice oggi Dupin, pronta a dotarsi delle proprie organizzazioni. Da un estremo all'altro, dunque, sebbene sempre all'insegna della subalternità ideologica e del codismo, dalla totale adesione all'universalismo astratto liberale di Hegel, sino al rigetto di ogni tensione universalistica e all'arroccamento non meno acritico sulle posizioni particolaristiche e regressive del social sciovinismo di oggi, dal misconoscimento della questione nazionale in nome di un malinteso internazionalismo astratto al suo stravolgimento sovranista attuale con il tentativo di ridefinire i confini della comunità dei liberi a partire da nuove clausole d'esclusione e nuove discriminazioni, e dalla vergognosa criminalizzazione delle vittime del neoliberalismo e della colonizzazione del mondo. È un esito che per il marxismo comporterebbe il più umiliante di tutti i trapassi. È un esito che Domenico Lo Sudio temeva e che, anche grazie al suo insegnamento, abbiamo il compito di sventare. Grazie. Grazie Stefano, grazie a voi della pazienza e dell'attenzione.